Per non dimenticare l'orrore della Shoah e quello di tutte le persecuzioni, la morte nei lager di milioni di ebrei, ma anche slavi, zingari, omosessuali, oppositori politici, orrori ancora vivissimi nei racconti dei testimoni sopravvissuti a quei terribili giorni. Nel giorno della memoria anche gli studenti di Gioiosa Marea hanno voluto ricordare le vittime della Shoah con un girotondo della pace per le vie del paese, in cui alunni e docenti, tenendosi per mano, hanno gridato il loro mai più alle atrocità della guerra. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal dirigente scolastico Leon Zingales. Conoscere e ricordare il passato è fondamentale per evitare di ripetere gli stessi errori nel futuro. Soltanto la consapevolezza della storia impedisce che tutti i martiri che sono avvenuti nel passato e che purtroppo avvengono ancora nel presente possano continuare a perpetuarsi. Questa è anche l'occasione per ricordare tutti gli altri martiri. L'uomo può trasformarsi in un animale e soltanto il rispetto di valori come la solidarietà, la tolleranza, la libertà consente all'uomo di comportarsi come un essere spirituale. I bimbi hanno dimostrato una sensibilità incredibile. Abbiamo parlato di uomini cattivi, abbiamo parlato di uguaglianza, di rispetto delle idee degli altri, quindi della religione, il colore della pelle non conta. E i bimbi hanno fatto degli interventi pertinenti, interessanti. La scuola deve coltivare questi bambini che saranno gli uomini di domani a questi valori che purtroppo oggi un pochino si sono affievoliti. Nei plessi di Jaca e Piraino docenti e alunni hanno osservato un minuto di silenzio e poi hanno proseguito la commemorazione con la proiezione di un video sullo sterminio nazista.